due fratelli e due scultori che hanno dedicato la loro vita alla creazione di opere d'arte che hanno influenzato non solo la cultura siciliana, ma anche quella nazionale. Le loro sculture sono state descritte come vive ed emozionanti ed hanno toccato il cuore di molte persone. Ciò vuol dire che hanno avuto la capacità di catturare l'anima e lo spirito della Sicilia e non solo. Loro sono Benedetto e Pasquale Civiletti, due fratelli vissuti tra l'Ottocento e il Novecento. Due dei più grandi scultori che Palermo e la Sicilia abbia mai avuto. Due scultori che per i loro contributi straordinari all'arte e alla cultura hanno lasciato una eredità preziosa, creando opere che vanno da statue a bassorilievi, da monumenti a soggetti religiosi e che riflettono la loro profonda sensibilità artistica e la loro grande attenzione ai dettagli. Purtroppo, nonostante tante città della Sicilia siano ricche delle loro opere, esposte a cielo aperto, il loro talento e i loro meriti, i meriti artistici, sono avvolti dall'oblio e dal disinteresse da parte della storiografia che, per la verità, raramente negli ultimi decenni ha dedicato attenzione alla scultura siciliana dell'Ottocento. Questo è quanto tengono a sottolineare Giuseppe Cipolla e Alfredo Milazzo nella presentazione del loro libro Benedetto e Pasquale Civiletti, edito da Caracol, di quasi 250 pagine, contenente centinaia di foto delle opere dei due artisti che indubbiamente hanno contribuito, assieme ad altri architetti come Giuseppe Damiani Almeida o Ernesto Basile, a ridisegnare un nuovo volto al capoluogo siciliano, una Palermo che allora emigrava dall'Ottocento al Novecento. Di queste opere cercherò, pur nella brevità di questo video, di farvi conoscere quelle più prestigiose, perché collocate nelle piazze più importanti di tante città, tra cui anche a New York. Ma di quest'opera di Pasquale Civiletti, situata nella metropoli americana, ve ne parlerò fra qualche minuto. E voglio iniziare proprio da Pasquale, il più piccolo dei fratelli. Per un fatto affettivo, direi, per avere conosciuto molte delle sue opere, per una circostanza di carattere familiare. Consentitemi questa digressione, ma per me è anche un momento di ricordi giovanili. La figlia dello scultore Pasquale Civiletti, la signora Emilia, zia Emilia per me, era sposata con uno zio di mia madre, Giuseppe Mulè Mascali, maestro elementare. E noi andavamo spesso a trovare lo zio Peppino e la zia Emilia nella loro casa, la casa paterna, in via Torre Arsa 13 a Palermo, dove aveva avuto pure lo studio il maestro Pasquale Civiletti e dove si conservavano ancora allora tantissime opere in bronzo e bozzetti in gesso. Anche se lo stesso Civiletti aveva già lasciato la vita terrena nel 1952. E lo zio Peppino, ogni volta che andavamo a trovarlo, mi portava nel vecchio studio del suocero per farmi vedere quelle opere, così come mi portava nella vicinissima piazza Politeama per illustrarmi quella bella opera, tuttora presente nella piazza, I Senza Tetto, realizzata da Pasquale nel 1904, che comunque gli farò subito conoscere. Ed io ogni volta ero un ragazzino, via, zio Peppino, ma già me l'hai fatto vedere la settimana scorsa. E lui: no, ma ti devo fare vedere un particolare importante. Pazienza, che dovevo fare? Però poi mi portava, una volta in piazza, mi portava a prendere il gelato all'Extra Bar, la storica pasticceria e gelateria bar di Piazza Politeama. Scusate per questo fuoritema, ma nel ricordo di questi momenti mi sono un po' emozionato. Che volete? Capita con l'età. Torniamo quindi al tema principale. Pasquale Civiletti e successivamente anche il fratello Benedetto.
Pasquale nasce a Palermo nel giugno del 1858. E Benedetto, il fratello maggiore, era nato nell'ottobre del 1845, 13 anni di differenza. E lui, Pasquale, apprese l'arte della scultura proprio dal fratello e cominciò così a partecipare a diverse mostre a Milano, sì, mi dice qua Valentina, a Torino e in altre grandi città. Così come partecipò anche ad un concorso internazionale per la realizzazione di un monumento al compositore Giuseppe Verdi, vincendolo. E il monumento venne realizzato e collocato a New York nel 1906. Intanto, sì, mandami le foto. Intanto alle mie spalle vedete le immagini della statua a Giuseppe Verdi, inaugurata il 12 ottobre e proprio del 1906, è proprio il giorno del Columbus Day. Statua che venne collocata a Verdi Square Park, a Manhattan. E l'inaugurazione avvenne davanti ad oltre 10.000 cittadini esultanti, con numerose bande musicali ed anche un coro di 300 bambini che intrattenevano il numerosissimo pubblico. Questo complesso monumentale comprende la statua di Giuseppe Verdi e sulla base sono collocate altre 4 statue di personaggi delle opere di Verdi. Leonora da La forza del destino, Falstaff, Aida e Otello. Il tutto su un triangolo di terra circondato da un recinto di ferro. E lui, il maestro Pasquale, andò pure a New York portandosi dietro tutta la famiglia. Una volta vista la notorietà raggiunta in terra americana, cominciò a valutare di stabilirsi definitivamente oltreoceano, dove si prospettava per lui una intensa attività lavorativa. Ma qui la mano nera, la mafia americana di allora, ritenendo che il Civiletti avesse già realizzato consistenti guadagni, cominciò a minacciarlo con pesanti lettere minatorie, chiedendo denaro e preannunciandogli anche il rapimento della piccola Emilia, la nostra zia Emilia, che allora aveva solo 7 o 8 anni. E così tornarono a Palermo, dove lo scultore fu accolto con tanto onore. Comunque, questo suo lavoro in terra d'America fu il vero trampolino di lancio che lo fece affermare anche a livello internazionale, procurandogli innumerevoli commesse. E una delle sue opere più note e viste giornalmente da tantissima gente è proprio I Senza Tetto, di cui parlavo prima. E si trova a Palermo, in piazza Castelnuovo, piazza Politeama, vicino al Tempietto della Musica. Sì, un racconto popolare, mi ricordo, che narra che i ragazzini, i due ragazzini scolpiti, erano due senza tetto, che in una freddissima giornata d'inverno erano riusciti a malapena ad elemosinare pochissimi spiccioli ed erano angustiati dal freddo e dalla fame. Con il ricavato delle elemosine, pochissime, riuscirono a malapena a comprarsi qualcosa da mangiare e una giacca usata per ripararsi dal freddo. Però si divisero quanto acquistato. Uno il cibo, l'altro la giacca. Ma chi aveva optato per il pranzo morì di freddo quella notte stessa. Invece il ragazzo che aveva comprato la giacca usata si riparò dal freddo e riuscì a sopravvivere in attesa che qualcuno lo potesse sfamare. E questo gruppo scultoreo fu ammirato anche dalla regina Elena più di un secolo fa, in visita a Palermo, al punto che la stessa ebbe a donare all'autore Pasquale Civiletti addirittura un orologio d'oro da taschino. Ma ovviamente il nostro Pasquale non si fermò qui. C'è il monumento a Giacomo Leopardi, lo trovate qui nel libro, che è posto nella Villa Giulia di Palermo. C'è il monumento al senatore Vincenzo Errante nella chiesa di San Domenico.
poi ancora, che so, il monumento a Vincenzo Bellini, posto al Teatro Massimo, tutto qui, tutto in fotografia, l'ho trovato in questo libro. E poi c'è ancora, vediamo qui, il busto di Paolo Perez, il senatore Paolo Perez, e il busto della madre dei fratelli Mulè, Carmela Lombardo, madre di Giuseppe Mulè, il musicista, e tanti altri busti sparsi un po' dovunque. Così come tanti e tanti sono stati i monumenti, e soprattutto monumenti funerari. Voglio aggiungere che buona parte del suo patrimonio artistico è andato distrutto, anche rubato, e durante l'ultima guerra molti dei suoi lavori in bronzo, furono confiscati e fusi per esigenze belliche. Molte poi delle sue opere sono state erroneamente, per errore così giornalistico, attribuite al fratello Benedetto, forse più importante di lui, ma diciamolo pure. Pasquale è stato trascurato dalla critica, nonostante la sua originalità e genialità. Per concludere questo breve profilo su Pasquale Civiletti, per passare poi a farvi conoscere alcune opere del fratello Benedetto, vorrei farvi vedere una sua opera ritenuta un capolavoro, che è La vana attesa. Un gesso poi riprodotto in marmo che raffigura una coppia di genitori angosciati mentre attendono invano il rientro della nave su cui il figlio era imbarcato per la guerra. Pasquale Civiletti, un uomo umile e generoso, uno scultore le cui opere di alta potenza creativa ed efficace drammaticità rimangono, nonostante tutto, una testimonianza duratura del suo talento e della sua dedizione all'arte. Un'altra grande figura della scultura siciliana tra 800 e 900 e che ha una identità che oltrepassa i confini regionali è quella del fratello, il fratello di Pasquale, Benedetto Civiletti, che ebbe a partecipare a tante esposizioni internazionali. Non so, a New Orleans, a Vienna, a Napoli, e che viene considerato fra i più significativi esponenti del verismo in Sicilia. Nacque nel 1845, mi suggerisce Valentina, da una famiglia di contadini, probabilmente originari di Campo Felice Roccella. Fu autore di opere di ispirazione letteraria e patriottica e di monumenti sepolcrali. E anche nel cimitero di Termini Imerese, si trovano due monumenti che vi farò vedere dopo avervi presentato le sue sculture più celebri. Uno dei due leoni bronzei posti al lato della scalinata del Teatro Massimo di Palermo, a destra della scalinata, è suo. E fu l'ultimo suo lavoro intitolato La tragedia. L'altro invece è opera di uno scultore palermitano, Mario Rutelli, bisnonno dell'attuale politico Francesco Rutelli. Purtroppo il maestro Benedetto non ebbe il piacere di vederlo collocato perché la morte lo raggiunse nel 1899. Un leone dall'aspetto maestoso, sormontato da una donna che personifica la tragedia, mentre l'altra donna, sul cavallo di Rutelli, rappresenta la lirica. Sono leoni che per la città di Palermo sono sempre stati, forieri di prestigio e di prosperità. Un'altra scultura celebre è quella dei Canarissi a scio, che oggi si trova al Giardino Inglese di Palermo. Un gruppo marmoreo celebrativo dell'indipendenza greca, acquistato dal re Umberto per donarlo al municipio di Palermo. E ancora un'altra opera splendida è il Pifferaio, un bronzo conservato alla Galleria d'Arte Moderna, sempre a Palermo. Anche, vedo qua nei miei appunti, anche a Montecitorio è esposto un bronzo raffigurante Giulio Cesare. A Piazza Politeama poi fa bella mostra una vigorosa scultura che rappresenta il lavoro, il cui bozzetto in gesso,
ora conservato presso la Galleria d'Arte di Palermo, venne presentato alla Mostra di Venezia nel 1895. Altro monumento che i palermitani conoscono bene è la statua equestre che si trova davanti alla stazione centrale, che ritrae Vittorio Emanuele II a cavallo sopra un grosso cippo in marmo sui cui angoli sono scolpite quattro grosse aquile. Numerosissimi sono anche i monumenti sepolcrali realizzati dallo scultore. Uno si trova pure nel cimitero monumentale nella città di Savannah, in Georgia, negli Stati Uniti. Guardatelo, è bello. E poi tantissimi, ma veramente tanti, a Palermo. Valentina, sì, Valentina, mi ricorda che ho ancora qualcos'altro da dire. Sì, lo so, Valentina, non sono ancora diventato smemorato. Cosa c'è? Cosa c'è, mi dice Valentina, a Termini? Sì, cosa c'è di lui a Termini? Due monumenti cimiteriali, uno dedicato a Gregorio Guidolena, che vedete alle mie spalle, un bassorilievo che dire splendido è poco. L'altro è un monumento sovrastato da un busto marmoreo del barone Angelo Porcari, un termitano, professore di agraria e botanica nell'Università di Palermo, fu anche vice sindaco nel capoluogo, che fu vittima di un sequestro che ai tempi fece scalpore per il notevole riscatto allora pagato. 63.000 lire! E per concludere aggiungo che Benedetto Civiletti è anche l'autore del busto marmoreo del nostro Gregorio Guidolena, collocato in uno dei posti più belli e conosciuti di Roma, i Giardini del Pincio, assieme ad altri 200 busti marmorei che, collocati a partire dal 1851, raffigurano alcuni fra i più famosi personaggi della storia d'Italia. Benedetto e Pasquale Civiletti, due scultori che, seppur per certi versi dimenticati dalla storia e dalla critica, hanno saputo cogliere i più, come dire, più intimi sentimenti dei personaggi illustri e meno illustri, soggetti che riuscivano a riprodurre perfettamente. Due scultori che hanno consegnato a noi, dalle future generazioni, opere di notevole valore, che vanno ad arricchire il più grande patrimonio artistico e culturale di tutto il mondo, il patrimonio artistico italiano. Ricordatevi di consultare questo libro, Pasquale e Benedetto Civiletti, autore Giuseppe Cipolla e Alfredo Milazzo. Alla prossima!